La sfida, l'orgoglio, la tradizione, la rivalità, i campioni di Napoli e Juventus, da Maradona a Platini a Tevez a Higuain, non è solo la rivincita della Supercoppa, è anche una super partita in una settimana particolare che ha visto mancare un artista immortale come Pino Daniele. Buona serata dallo stadio San Paolo, Napoli-Juventus, 18ª giornata che si chiude. Ancora Caceres. Viene incontro Marchisio, bassissimo Tevez, quasi da centrocampista, Vidal di prima per Pogba che cerca dentro Llorente, ancora bene Koulibaly, Hamsik, pallone nuovamente per Koulibaly, deviato, diventa buono per Higuain, sbuca Pogba alle spalle di Gargano, gli porta via il pallone. La finta di Vidal, attaccato da Higuain, ricomincia da Chiellini, miglior marcatore di quelli in campo Chiellini, contro il Napoli addirittura 3 gol, tutti gli altri massimo 1 tranne Pogba che ne ha segnati 2. Bonucci, ancora Caceres, Marchisio, trova bene Vidal, c'è largo a sinistra Evra, ci va il cileno, pallone ancora per Pirlo, rischia di sbagliare, colpisce quasi in faccia Higuain, Hamsik di prima, ancora per il Pipita che vuole far scatenare Callejon a destra, lo cerca Chiellini, uno contro uno, Callejon su Chiellini, sta arrivando anche Hamsik, Callejon, zona tiro, Callejon, aspetta Hamsik, lo serve un po' lungo, Hamsik ci arriva, forte e teso, doppia deviazione, l'ultima è di Pirlo, pallone in calcio d'angolo, tema tattico chiarissimo, la Juve fa la partita, il Napoli prova a correre. La Juve colpita nel punto debole che ha ultimamente, Pirlo pressato e i terzini aperti, e allora ecco che arriva sia Hamsik, arrivano Callejon. Il Napoli a velocità, a forza, tempi di ribaltare l'azione, no? E quindi questo è stato bravo Bonucci a centroarea a chiudere, però questa è la giocata principe del Napoli. Schema dalla bandierina col cross di Callejon nell'area di rigore, pallone allontanato da Chiellini nuovamente, no, non in calcio d'angolo perché evidentemente ha toccato anche un giocatore del Napoli successivamente all'arrivo di Chiellini, bel cross di Callejon, ah sì, ha toccato Davide Lopez con la punta del piede, in anticipo proprio su Chiellini. Sì, che era arrivato in ritardo, perché un po' marcature larghe per la Juventus anche nel calcio d'angolo precedente. Qui è ripartito Caceres solissimo a destra, Vidal lo ha visto ma non è riuscito a servirlo con un passaggio a sventaglio di 35-40 metri, non ha trovato l'uruguaiano, rimessa per il Napoli. Stanno rispecchiando proprio le caratteristiche madri queste due squadre, una squadra che fa possesso palla, che lavora tra le linee con tecnica, no? Con tante linee di passaggio cercando di far la partita, che la Juventus e il Napoli, bello compatto in questo lavoro di copertura e attacco in fase difensiva di tutti gli effettivi, compresi Hamsik e Higuain. Eccolo Higuain che prova a partire, tira la palla quasi addosso ad Hamsik che non riesce a stopparla di schiena. E allora Chiellini riparte appoggiandosi a Pogba, va dentro Marchisio, Pogba preferisce pensare e ragionare con Caceres, non andare subito in verticale. Smuove Tevez, sempre lontano dalla porta, scambia con Marchisio, poi Pirlo che avanza, porta il pallone, può servire nuovamente Caceres, se lo fa però troppo lungo, altro errore di Pirlo e Britos ricomincia per il Napoli. Fa con un cambio di gioco complicato, Callejon forse stoppa con la mano, si gioca per il vantaggio. Evra per Vidal. Vidal largo, sbaglia ancora sulla pressione di David Lopez. Il pallone che si perde in fallo laterale, la fretta è nemica del bene, anche per questo, tanti errori di misura. Sì, forzato secondo me questo cambio di gioco di Britos che aveva prima intuito bene un passaggio di Pirlo, già qualche errore di troppo da parte del centrocampista più creativo in campo oggi, e anche la Juve però sbaglia, sta sbagliando tanto e di conseguenza probabilmente anche dovuto alla grande pressione e alla grande densità in mezzo al campo. Non c'è dubbio, si corre e si corre tanto. Chiellini per Pirlo, più creativo Pirlo del calcio italiano ovviamente, non solo oggi. Chiellini ancora in verticale, stavolta sbaglia, Gargano recupera, Hamsik prova a far ripartire il Napoli, torna Pogba con la punta, Hamsik e Higuain, Hamsik ancora dentro per Higuain, un rimpallo favorisce De Guzman che ha un'occasione clamorosa per portare il Napoli in vantaggio sul rimpallo, ma alza la mira e sbaglia il clamoroso possibile gol dell'1-0. Due cose, bravissimo Hamsik nell'1-2 con Higuain e anche in questa palla che è geniale, poi intercetta Chiellini e De Guzman che prende il tempo a Caceres che ha pensato troppo con ottimismo, lì doveva subito prendere l'interno, De Guzman ci ha creduto, ha vinto questo rimpallo, è stato favorito, però poi ha sbagliato un gol abbastanza semplice. La chiede Vidal, la chiede Llorente, alla fine è lo spagnolo la scelta, lo spagnolo però è sbilanciato e non riesce né a tenere il pallone né a spostarlo per qualche compagno. 28 minuti 0-0, qui l'uscita di pugno di Buffon. Era difficile, Llorente davanti, Koulibaly che gli era caduto praticamente ai suoi piedi, non poteva rischiare, non riuscì a respingerla bene, però era una palla che deviata che cadeva veramente da molto in alto. Giovanni guarda là,
Sì, si è arrabbiato poco fa Allegri per la gestione di quel contropiede di Tevez, lo stesso Vidal, insomma, ha detto doveva aspettare e poi tagliare e andavamo in porta. Effettivamente una chance che non si sa quante altre volte potrà capitare, un 3 contro 2, qui occhio a Tevez, dentro con la punta per Llorente, prova a girarsi, Llorente in area di rigore, serie di rimpalli, arriva ancora Tevez, poi Pogba! Pogba! Terzo gol contro il Napoli, forse più bello degli altri due, è un capolavoro di un fenomeno assoluto che al 29esimo porta la Juve in vantaggio, mamma mia! E voglio parlare di tattica, di schemi, di coperture, di densità in mezzo al campo, poi sfruttando secondo me anche un rimpallo, perché io credo che Llorente, cioè, ha calciato addosso a Tevez, secondo me una cosa del genere, o Tevez addosso a Llorente, poi questa palla è sfilata fuori. E poi c'è stato un tiro incredibile, c'è poco da commentare, un giocatore che fino a questo momento non aveva quasi toccato palla, guarda, Tevez ha calciato addosso a Llorente, guarda la palla come esce e questo lo mette dall'altra parte. Posso dire tipo Zidane alla finale di Champions? O sono blasfemo? Ma possiamo anche dire tipo Pogba, eh? La coordinazione è quella, una gamba piantata e l'altra di mezzo volo. Ripartenza con Marek Hamšík sulla sponda di Higuaín, 3 contro 6, ma il Napoli attacca, spinto anche dal San Paolo, al cross Hamšík, ancora Bonucci a dire di no, palla in fallo laterale. Mi permetto di dire che secondo me Higuaín ha fatto un movimento sbagliato, perché da quella parte c'era già Caillon, secondo me lui doveva tagliare attorno al primo palo per ricevere questa palla filtrante a rasoterra di Hamšík. De Guzman prova l'uno contro uno, allarga per Hamšík, posizione regolare, cross nell'area di rigore che è completamente sgombra di maglie azzurre, si impegna Callejon per tenerla in campo, generoso ma inutile il suo tentativo, rimessa bianconera con Evrard. Replico il concetto precedente, qua vediamo l'azione di Casares che arriva come un treno sulla fascia destra, sembra lui Lichtsteiner, arriva sempre puntuale, poi ti ripeto, il giro palla fatto di tecnica, pressione del Napoli, ma la Juventus non ha paura anche a usare il colpo di tacco, lo ha fatto Vidal a liberare Evrard, da qui la sponda palla avanti, palla dietro, palla Casares che arriva stretto a ricevere questa palla, tirare in porta, bravo Rafael. E anche nell'azione precedente secondo me il Napoli non ha occupato bene l'area di rigore, un problema in questo primo tempo, perché in genere è bravo il Napoli in questa cosa. Si è fatto male Evra, mentre qui stiamo rivedendo la grande palla di Tevez per Casares. Rafael torna da Britos, un po' in difficoltà sull'attacco di Tevez, alla fine il Napoli se la riesce a cavare allontanando il pallone che Vidal mette in fallo laterale, sta per scoccare il 45esimo, con le mani deve battere Britos, alla fine non batte nessuno perché Tagliavento dice che basta così, è 1-0 per la Juve, un lampo di Paul Pogba fino adesso decide la super sfida, super spot. Tanto Mertens era davanti, ha preso il tempo a Marchisio, errore nella segnalazione del giocatore che aveva commesso il fallo. E dunque Casares, secondo ammonito dopo Tevez. De Guzman sul punto di battuta, batte sul secondo palo e ancora una volta sul secondo palo non c'è nessuno. Sì, è anche vero che adesso entriamo nella mezz'ora del Napoli, quella finale dove ha segnato più della metà dei suoi gol, però è stata un'ora un po' atipica per il modo in cui al Napoli sempre di attaccare l'area di rigore, di arrivare ad essere proprio quasi sorprendente in velocità, soprattutto per tempi di gioco, invece oggi questi tempi non si sono mai visti. 17 gol del Napoli nell'ultima mezz'ora, davvero, davvero tantissimi. Oggi però gioca contro una difesa che di gol ne ha presi appena 3 in trasferta. Comincia a piovere con un'intensità superiore a quella del primo tempo, adesso sul San Paolo, ma il terreno tiene bene. Testa Pirlo, poi Chiellini prima di Bonucci, ricomincia da Buffon che va a prendere il pallone con le mani, tutto il pubblico chiede il retropassaggio volontario, Tagliavento invece giudica in maniera involontaria. Tevez controlla con la coscia, parte a sinistra Pogba, il movimento di Llorente, la palla però è per il francese, va Pogba, lato corto dell'area di rigore, si ferma Pogba, poi va al cross, lungo per tutti, lunghissimo anche per uno alto come Llorente, la rimessa dal fondo è per il Napoli. Pogba sempre in quella zona del campo, era arrivato anche Vra a dargli la possibilità di fare un 2 contro 1 in sovrapposizione, ha fatto una scelta non da Pogba, una palla morbida in mezzo all'area di rigore senza movimento delle punte. Lungo rinvio, Mertens e Vidal a lottare, la palla diventa buona per Higuaín che la scarica verso De Guzman, sale a sinistra Mertens,
altro uno contro uno, stavolta con Cáceres, subito raddoppio, Mertens prova a puntare, Mertens subito frizzante nel suo ingresso in campo, provando a fare la differenza partendo da sinistra. Andrà lui dalla bandierina, pallone nell'area di rigore, lo gira Britos e il pareggio del Napoli con l'uomo che non ti aspetti, Miguel Angel Britos, fa 1-1, parità al San Paolo. Il Napoli sui calci piazzati crea sempre questi movimenti in area di rigore, no? A cambiare continuamente posizione per premiare magari dei blocchi, magari dei movimenti che possono mettere davanti al portiere il colpitore. Poi è stato bravissimo Britos a trovare la coordinazione. Vedi il movimento di Britos che prende il tempo a Chiellini, che è rimasto abbastanza fermo, e poi è bravo a girare con il sinistro. Vedi Chiellini ampiamente distante, rimasto proprio bloccato, non è mai partito. Non proprio uguale, ma simile al gol di Zaza a San Siro l'altro giorno, che hai visto proprio sotto i tuoi occhi, Daniele. Più facile questo per Britos, che è praticamente solo a 5 metri dalla porta e sentenzia la Juve col primo gol stagionale, col settimo gol in Serie A, con il pareggio al San Paolo, 1-1 tra Napoli e Juve. Dentro Lichtsteiner e fuori Cáceres, tra pochissimo nella Juve che proverà ad aumentare la spinta. Non che Cáceres non abbia spinto, anzi. No, ha fatto anche una gran partita, però ovviamente adesso c'ha Mertens, un giocatore fresco, e lui viene da 3 mesi di inattività. Giovanni, guarda là. Più che altro Riccardo è stanco Cáceres, già 5 minuti fa Allegri gli aveva chiesto come andava, ricordiamo che non giocava da 3 mesi, quindi un po' di stanchezza c'è, quindi ha deciso di mettere dentro Lichtsteiner proprio per questo motivo. Allegri che continua a raccomandare ai suoi di giocare con calma, visto insomma quello che è successo anche nelle ultime partite, senza attaccare in maniera scriteriata, mantenere l'equilibrio giusto e fare la partita come se nulla fosse accaduto. Ammonito anche Britos per la seconda volta sul taccuino dopo il gol con cui ha raggiunto Pogba. Potrebbe entrare Lichtsteiner con Pirlo sul punto di battuta. Cambio dopo il calcio di punizione, evidentemente. Fischia il pubblico e fischia anche Tagliavento. Pirlo va con il calcio di punizione nell'area di rigore, c'è una deviazione e la palla in porta, incredibile Cáceres, il gol del 2-1 lo segna Martin Cáceres, Juve di nuovo avanti da palla inattiva, segna l'uruguaiano 2-1. E va bene, gli episodi, il destino, Cáceres doveva uscire, probabilmente il cambio non so se è per Cáceres, ma comunque lui rimane in campo, è un saltatore, va a colpire. Vedi c'è un po' di disattenzione sul secondo palo, probabilmente vediamo la linea del fuorigioco, perché Cáceres forse è al di là di tutti, leggermente. Andiamo da Giovanni di Guardalà, intanto cerchiamo di capire. Sì, perché dopo il gol di Cáceres Allegri cambia il cambio, nel senso che adesso con la Juve che è tornata in vantaggio toglie un centrocampista, quindi Paul Pogba, ed entra comunque Lichtsteiner. Mi sembra leggermente al di là, difficile, ma mi sembra sul secondo palo Cáceres leggermente al di là. Materiale per il post partita e per il nostro Piero. Mentre Pogba lascia il campo, ha aperto la partita con un grandissimo gol che stiamo peraltro rivedendo con il tocco vano da parte di Rafael. Poi il pareggio di Britos, ma su calcio di punizione di Pirlo Cáceres ha rimesso la palla in porta battendo ancora Rafael. Napoli 1, Juventus 2, 20 minuti alla fine, pronto a entrare anche Manolo Gabbiadini. Mentre Mertens accelera tra Lichtsteiner e Marchisio, palla larga per Duvan Zapata che la può mettere in mezzo, forte tesa, Bonucci ancora in copertura e in fallo laterale, rimane in attacco il Napoli. Mertens incontenibile, dribbla verso l'esterno, verso il centro del campo. E poi bravo Zapata, che è un giocatore non solo forte in area di rigore, ma sa aprire spazi, sa lavorare per i compagni. Cross di Britos con il destro nell'area di rigore, niente male. Chiellini anticipa Evra, anticipa anche Gabbiadini. E calcio d'angolo per il Napoli, è pronto a batterlo proprio l'ex giocatore della Samp. Non va veloce da De Guzman, non vuole mettere il cross. Poi se ne va e lascia l'incarico a De Guzman, che evidentemente è lo specialista, perché li batte tutti lui.
tutti a parcheggiare nell'area di rigore, arriva il cross, ancora Britos prova a prenderla, pallone fuori per Mertens, lo liscia lui così come Tevez, Albiol può riaprire per De Guzman, rimasto lì dopo il calcio d'angolo, palla difficile che De Guzman è giù con il petto con un gran numero e alla fine il fallo laterale Pirlo, rimessa già battuta, Maggio al cross, altra palla nell'area di rigore verso Zapata, Higuain la prende Mertens dalla parte opposta, occhio al suo uno contro uno, Mertens accelera su Marchisio, la mette, forte tesa, non troppo forte però, Buffon blocca. Era difficile andare ad attaccare questa palla, però un movimento da parte di uno degli attaccanti del Napoli su quella traiettoria andava fatto, vedi davanti Ogbon oppure appena dietro tra Ogbon e il portiere. Lungo in rinvio di Buffon, Koulibaly di testa, non si è reso conto che se avesse lasciato passare il pallone sarebbe arrivato a Rafael, non c'era nessuno a disturbarlo, invece ha regalato la palla alla Juve che attacca con Vidal. Tevez, orizzontale per Pirlo, scucchiaia Pirlo per Arturo Vidal, tocco corto verso Tevez, arriva anche Duvan Zapata con la punta, bene Tevez, pallone per Evra che può servire l'area di rigore, Morata sul fondo, la mette in mezzo, c'è una deviazione di Maggio, chiedono un fallo di mano quelli della Juve, Napoli prova invece a ripartire in contropiede, Higuain la sponda praticamente per se stesso, la palla se la va a riprendere Marchisio che si è visto poco in fase offensiva ma tanto in fase difensiva, qui tocca per ultimo il pallone, rimessa per il Napoli. È il centrocampista della Juventus più di tutti bravo a correre all'indietro, quindi dare copertura, tatticamente perfetto, ha fatto, è vero, una partita probabilmente da un punto di vista dell'appeal, no? Della bellezza estetica non bella, non come i suoi diciamo standard, però da un punto di vista tattico non sbaglia mai. Lancio lungo per Duvan Zapata che è in posizione regolare ma la palla è troppo lunga da parte di Maggio. Deve avere fretta anche se il tempo che manca è pochissimo, il Napoli può buttare avanti i palloni. Pallone che adesso manda in avanti ancora Buffon, ancora Koulibaly, stavolta la smorza col petto e non con la testa. Fa una cosa buona perché trova David Lopez, Britos alza la testa e va lungo, Zapata con Ogbonna, duello che non vince nessuno ma la palla passa. E quindi è come se lo vincesse Ogbonna, Buffon può recuperare con tutta calma. Che strani invece Riccardo gli 89 minuti di Higuain, poco coinvolto, quasi fuori dalle manovre offensive del Napoli e le possibilità che aveva di attaccare l'area di rigore l'ha fatto con un tempo sbagliato e quindi raramente ho visto così Pipita fuori dalle giocate decisive della sua squadra. Saranno 6 i minuti di recupero, dunque 7 minuti da adesso, giocherà fino al 51esimo o al 96esimo. Albiol, apertura verso Mertens che con un miracolo la tiene in campo, Britos, Koulibaly, prova ad avanzare Koulibaly, Maggio, lì vicino Gabbiadini, brutta palla di Maggio, non ci arriva Gabbiadini, Evra e Chiellini spazzano via per la Juve ma Koulibaly può ricominciare per il Napoli, c'è Britos tutto solo, ancora Britos, largo per Mertens. Pallone verticale per Duvan Zapata che è in posizione regolare, fa scorrere il pallone, chiama a sé il raddoppio, prova l'uno contro uno in area con Ogbonna che però lo tiene. Lichtsteiner, Mertens chiude il fallo di fondo con il tocco mancino sullo svizzero. Grande chiusura di Ogbonna perché Zapata aveva lo spazio per fare quella giocata, forzata un po', Ogbonna gli ha fatto fare quel passaggio, quel piccolo tocco e poi lo ha chiuso col corpo e lo ha girato. Lui che è mancino, schierato spesso centrale di destra, però si è disimpegnato sempre bene, non solo in questi minuti ma anche nelle precedenti prestazioni, precedenti occasioni. Sei di recupero che rianimano il pubblico, Juve sempre avanti per 2-1, Pogba, Britos e poi Cáceres con il gol, lo rivedremo anche nel post partita, con leggero fuorigioco di Cáceres come avevi visto subito sul primo replay Daniele. Ricordo con Ilaria D'Amico e tutti i suoi ospiti un post lunghissimo su questo Napoli-Juventus, mentre intanto arriva l'ammonizione per Raúl Albiol che ha sgomitato un duello tra ex madridisti, Alvaro Morata. Un'ingenuità che fa perdere solo tempo la sua squadra di Albiol. Non poteva far niente lì Morata, una spizzata per nessuno. Invece così la Juve guadagna campo e minuti preziosi. Uno se n'è andato, 5 ne mancano. Pirlo è pronto a battere il calcio di punizione, lo fa largo per Lichtsteiner. Marchisio se la alza, rischia di perderla su Britos che però alza troppo la gamba lì, commettendo un'altra irregolarità, altro fischio, altro calcio di punizione con Pirlo pronto a batterlo. Fa adesso per Vidal, giro palla che manda a vuoto Gabbiadini, Chiellini per Evra,
attacca David Lopez, di nuovo fuori da Chiellini, lancio lungo per Morata, su di lui Koulibaly, la posizione dello spagnolo è regolare, lotta Morata ma alla fine perde palla, rimessa che sarà per il Napoli. Non è d'accordo Morata, mentre Albiol lascia l'incarico a Cristian Maggio, Napoli che non riesce a chiudere la Juve in difesa. Lancio lungo verso Higuain, lotta con Chiellini, che ha la meglio, Ogbonna corto, male, Mertens recupera, dentro il pallone per Duvan Zapata, è uscito Buffon, Zapata è solo, può passare, finisce per terra, arriva Tagliavento e ammonisce Duvan Zapata per simulazione, in diretta mi sembra che abbia ragione. Sono d'accordo con te, errore incredibile di Ogbonna, Zapata va davanti al portiere, ha possibilità di tirare, sposta la palla in velocità su Buffon che secondo me si sposta quasi, proprio allarga le braccia, non va a contrasto, vedi, e lui si lascia cadere. Che occasione al 92esimo, gran palla di Mertens con Duvan Zapata che si è lasciato cadere. Da questo replay lo vediamo ancora meglio, non c'è contatto tra le gambe e Duvan Zapata va giù, prende un inevitabile giallo per simulazione, ha visto bene Tagliavento. Ma l'errore di Zapata, che anche lui è in ritmo, in fiducia, perché la sua media è importante ultimamente, aveva il tempo per piazzare perché Buffon era in ritardo su quell'uscita, ha dovuto forzare questa uscita ma aveva la possibilità comunque di tirare in porta, ha voluto dribblarlo, poi ha capito che la scelta era sbagliata e si è lasciato cadere. Che chance per il Napoli nel recupero su ingenuità della difesa bianconera, che Mertens aveva subito letto molto bene, trasformato in una ripartenza. Ancora Dries Mertens, ha cambiato come la partita col suo ingresso in campo. Britos, tocco corto per David Lopez che vuole tornare da Mertens, la palla cammina sul piede di Marchisio, ancora Mertens dentro per Higuain, in area di rigore, Higuain passa in qualche modo, Higuain, la palla è sul fondo, una chance clamorosa con un numero straordinario di Higuain nello stretto al 93esimo, ma c'è stata la deviazione e ci sarà il calcio d'angolo. Sembrava impossibile vedere Higuain inesistente in area di rigore per tutta la partita, la zampata è arrivata nel recupero, la chiusura di Chiellini importante che vale come un gol. Con la palla che è finita in calcio d'angolo, il Napoli ancora a sperare, la Juve ancora a soffrire, non è finito questo Napoli-Juve, arriva il cross nell'area di rigore, palla allontanata, Tevez a tenerla, 3 contro 1 con Vidal che può lanciare Morata, la velocità dello spagnolo, sta arrivando anche Tevez, 3 contro 1, può rimetterla in mezzo Morata, c'è Vidal, c'è Tevez, la palla arriva al cileno che la controlla, Vidal! Sentenzia il Napoli con il gol dell'1-3, vince la Juve al San Paolo con il siluro finale di Arturo Vidal. Sì, sull'errore di Zapata e la possibilità di Higuain di pareggiare la partita, c'è stato poi sul corner successivo questa ripartenza, tutti avanti quelli del Napoli e in contropiede con tecnica, attacco allo spazio perfetto e conclusione meravigliosa di Vidal. La Juve mette un altro mattoncino pesante, no? Perché allunga sulla Roma e mette il Napoli a 13 punti. Eh sì, 43-30 con 3 punti di vantaggio sulla Roma, la Juve vince al San Paolo con una grande partita e con un contropiede perfetto. Qui Vidal ha scelto di chiudere verso la porta e ha chiuso alla grandissima con un gol meraviglioso. La palla che va a morire all'incrocio dei pali, Napoli 1, Juventus 3. Napoli ci ha provato, ha trovato anche il gol della parità, ha attaccato tanto, non ha costruito tantissime occasioni limpide, ma ne ha avute due nel recupero, prima del 3-1 di Vidal, quella di Zapata e quella di Higuain, mentre David Lopez scalda le mani di Buffon. Dell'equilibrio, no, di questa partita, ogni squadra con le proprie caratteristiche, siccome vista nettamente la differenza, perché a livello di occasioni sono state simili, il gioco, ripeto, ogni squadra ha le proprie caratteristiche ed è stato abbastanza messo in pratica, però per esempio è mancato Higuain, Callejon poco, Hamsik poco e il Napoli non ha mai dato l'impressione di mettere sotto la Juventus, che con calma, no, anche una volta raggiunta e ripartita e alla fine arriva col doppio vantaggio a mettere il punto esclamativo su questa vittoria pesantissima. Grande chiusura di contropiede di Arturo Vidal, che ha sbagliato tanto in fase offensiva, ma poi quando ha avuto la chance di chiudere la partita lo ha fatto, dopo che nel recupero il Napoli ha avuto due opportunità per provare a pareggiarla, non c'è riuscito, c'è riuscita la Juventus con il gol di Arturo Vidal che ha chiuso la gara sul 3-1, uomo partita Sky di Lele Adani, Pogba per il gran gol. 3-1 per la Juve, Pogba, uomo partita.